Allora, si consulta qualcuno quando si vuol chiedere a quel qualcuno e lo si chiede in funzione di una credibilità. Ora, se lei sa che c'ha davanti un ladro incallito, un truffatore esperto, lei affida a queste persone, a questa persona i suoi risparmi, il suo portafoglio? Io per dire in faccia a Renzi e all'apparato che cosa si volesse dire? Noi siamo stanchi di essere presi in giro. Quest'Italia ha bisogno di provvedimenti reali, seri. Noi pochi giorni fa abbiamo, fra virgolette, donato 7 miliardi e mezzo di euro che erano di noi italiani a pochi, in particolare banche e assicurazioni. Noi continuiamo, per colpa di questi partiti, ad avere, lei si ricorda, no? La Corte dei Conti appena ieri ha segnalato che la legge di stabilità è scoperta per 13,3 miliardi di euro. Per cui adesso bisognerà provare con una ennesima manovrina a far tornare i conti. E queste cose sono anche responsabilità di Matteo Renzi e del suo partito, perché la legge di stabilità è stata approvata con Renzi, che era già segretario e che quindi poteva imporre un nuovo scatto di linea. Lui poi è l'uomo che scrive Enrico stai sereno, salvo poi rottamarlo 2 giorni dopo. E Renzi è l'uomo che dice non andrò mai alla presidenza del Consiglio senza investitura elettorale, e infatti adesso è il terzo presidente del Consiglio che ci arriva senza investitura elettorale. Guardi, io mi auguro per gli italiani che Renzi prenda qualche nostro provvedimento, visto che ama fare copia e incolla, e abbia il coraggio di portarlo in aula, perché se porta il reddito di cittadinanza, se porta Voi glielo una votate, revisione. mi dice perché la prima bugia di Renzi, il decreto passato per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti? Perché mi scusi, abolire significa togliere di mezzo, invece si trasferisce soltanto alla fiscalità generale, perché attraverso dei meccanismi delle donazioni liberali si ha addirittura una detrazione che è superiore a quella che si ottiene donando alle ONLUS, il che è assolutamente ridicolo, e attraverso il meccanismo dello 0,2 del 2 per 1000, quindi dello 0,2%, alla fine si sottraggono soldi, per esempio, agli ospedali, alle scuole, per cui se dovessero mancare soldi bisognerà chiederli a tutti e dunque anche ai contribuenti che non vogliono donare ai partiti. Bene, io pensavo ad esempio di poter fare delle consultazioni più significative, più vere presso la Repubblica, presso l'editore della Repubblica e quindi l'ingegner De Benedetti, dal dottor Barca, che in pratica le consultazioni, quelle vere, sono su altri livelli, sono su altri canali. Per cui mi spiace dire, ma io francamente ad incrociare per esempio il dottor Silvio Berlusconi mentre si andava là non ci tenevo, perché Silvio Berlusconi abbiamo con fatica ottenuto non fosse ancora in Senato, e invece attraverso una scelta politica certamente lecita, ma per noi moralmente assolutamente inaccettabile, Renzi lo ha rilegittimato, per cui adesso con chi dobbiamo andare a consultare? Con chi vuole farci tornare a quei poteri? Ma forse chi vuole farci tornare a quei poteri è espressione di quei poteri. Fra l'altro mi sembra di aver letto che Renzi si sia incontrato abbastanza spesso con Denis Verdini, e queste cose come le so io, le sanno tanti italiani, adesso gli italiani stanno aprendo gli occhi, per cui portassero in aula certi provvedimenti e poi si lavora in aula a realizzare ciò che gli italiani Ma vogliono. chiedete. Riservate questi applausi per quando li avremo mandati tutti a casa e per quando noi cittadini, tutti, saremo al posto di Alvise, al posto di Giovanna, saremo là a condurre il bene pubblico lì dove effettivamente vogliamo. Il vero problema è semplicemente questo. Ormai ci sto dentro da 11 mesi. Silvia condivide con me queste quotidiane fatiche che sono soprattutto dolori di stomaco, perché certe volte ti viene proprio da vomitare. Noi abbiamo sempre più la convinzione che tutte le volte che ci sia un problema,
che sembrerebbe essere un problema di irrazionalità, di confusione, di disorganizzazione, ma alla fine si scopre che c'è un profitto però di alcuni, pochi, amici, amici degli amici, ma sempre amici. Siccome noi siamo nati per rivendicare una lezione che noi italiani abbiamo dimenticato per tanto tanto tempo, e cioè che, come ripeteva Gian Roberto a Genova, ciò che non è utile all'alveare non è neanche utile alla singola ape. Noi abbiamo permesso che lo Stato venisse svenduto all'interesse di pochi che hanno usato lo Stato per far soldi, loro. Per cui hanno iniziato a gestire la sanità pubblica come se fosse cosa loro, hanno iniziato a gestire i trasporti pubblici come se fossero cosa loro, hanno iniziato poco alla volta ad appropriarsi di ciò che era di tutti noi. Adesso noi dobbiamo combattere questa battaglia, ed è una battaglia. E io mi permetto di dissentire da quello che diceva Flavio, perché, e te lo spiego amichevolmente naturalmente, la colpa della situazione in cui ci troviamo non è della classe dirigente che noi ci troviamo, perché quella classe dirigente ce l'abbiamo mandata noi. Noi abbiamo accettato, Flavio, per decenni di lasciarci scientificamente disinformare. Voi siete qua ed in contemporanea c'è il Festival di Sanremo. E il Festival di Sanremo per gli italiani era il festival. Così come ieri, guardate, questa è la verità. Purtroppo, ecco, non è stato registrato, ma c'erano accanto a me dei colleghi, uno in particolare che ha avuto la stessa percezione acustica che ho avuto io. Si concludeva intorno alle 7:30 circa, 8:15, la discussione e poi la votazione del decreto legge che di fatto salva il Comune di Roma dalla bancarotta. È stata una giornata lunga, così come la giornata precedente, e ad un certo momento, in un momento di pausa, perché si passava dagli emendamenti di un articolo agli emendamenti di un altro articolo, un senatore del PD, scendendo insieme a tanti altri perché doveva andare alla buvette, se ne è uscito con che questi qua mi stanno facendo perdere la Juventus. Perché noi italiani siamo stati fatti crescere a panem et circense, sopra al posto dei giochi, come si faceva nell'antica Roma, c'era la televisione, c'era il prodotto calcistico, può essere il Milan, l'Inter, la Roma, poi a seconda un pochino delle zone del territorio, ma questo era, per cui l'importante era che la Champions la vincesse il Milan, oppure l'Inter si comprasse Milito, oppure il Festival lo vincesse chi, e poi poco alla volta ci fregavano. Poco alla volta ci fregavano, e adesso ci troviamo con l'Inps che non sa a che santo votarsi. Ci troviamo con una disoccupazione giovanile che è tra le più alte d'Europa, in alcune zone del paese, ma anche qua non si scherza, ormai a livelli allucinanti. Ci troviamo con un mercato del lavoro che, per quanto straordinariamente rigido, e soprattutto perché è straordinariamente rigido, alla fine penalizza chi ha maggiori specializzazioni, chi ha maggiori competenze. Io sono un modestissimo insegnante di filosofia e storia. Il motivo per cui sono sceso in campo è che ne ho avute le tasche piene di vedermi i miei ex studenti, soprattutto i miei migliori ex studenti, semplicemente perché non avevano il cognome giusto, essere costretti a fare le valigie, oppure come oggi si dice a fare il trolley, perché oggi si emigra non più con le valigie di cartone come si faceva negli anni 50, negli anni 60 del secolo passato, ma con il trolley. E allora, paradossalmente per chi come me ha vissuto certi anni, certi decenni, addirittura alcuni miei ex studenti sono riusciti a trovare lavoro meglio che in Italia, molto meglio, nei paesi dell'ex mondo comunista.
Un tempo, quando è crollato il mondo comunista, quando l'Unione Sovietica è implosa, e prima dell'Unione Sovietica la Polonia e poi poco alla volta anche gli altri stati del vecchio mondo sovietico, benissimo, una volta erano quelle persone che venivano da noi in Italia, quindi abbiamo avuto l'invasione dei polacchi all'inizio degli anni Ottanta. Poi negli anni 90 sono stati gli albanesi, ma nel frattempo sono venuti anche gli ungheresi, insomma quelli della Germania orientale. Io in quegli anni ero a Roma e Roma era invasa, per chi se lo ricorda, ai semafori c'era sempre il polacco che si offriva per lavare il vetro. Poi sono arrivate le badanti. Adesso siamo noi che mandiamo negli ex paesi comunisti. Quindi io ho ex studenti che lavorano in Polonia, che lavorano nella Repubblica Ceca, che lavorano in Ucraina, e adesso però le frontiere di questa globalizzazione, scusate il francesismo, ad minchiam, che hanno voluto questi signori che governano l'Europa, e adesso io mi trovo ex studenti che lavorano fino anche in Asia, oltre che in Sud America e nel continente nuovissimo, quindi in Australia e Nuova Zelanda. Ora, io sono dell'avviso che studiando un po', non bisogna essere degli archi di scienza come si diceva, studiando un poco si capisce che il nostro paese ha tutte le carte per poter tornare ad essere un paese, non dico ricco, ma un paese civile, un paese che sappia quantomeno dar lavoro a chi vi nasce e non soltanto, perché noi abbiamo la possibilità per tanti motivi di essere veramente un paese che sappia godere delle ricchezze che il buon Dio ci ha dato. Noi tutto questo non lo facciamo, e non lo facciamo perché la classe dirigente che noi fino a qualche anno fa abbiamo espresso, e non soltanto a livello politico ma anche a livello sindacale, a livello economico, a livello imprenditoriale, antepone il proprio personale interesse o comunque l'interesse di clan o l'interesse familiare all'interesse di tutti quanti noi. Io ne ho le tasche piene e ho deciso di mettermi in gioco. Io là ho visto dei ragazzi, sono contento che si tratti in particolar modo di ragazzi che hanno fatto la stessa scelta. Vi chiedo se non valga la pena di fare tutti quanti questa scommessa, perché altrimenti c'è soltanto la bancarotta. Voi tutti ricorderete, io lo ricordavo anche a Zucconi in particolare, perché in studio c'era Zucconi, ricorderete dello scherzo che la Zanzara ha fatto con l'attore che simulava la voce di Vendola a Barca. E Barca diceva tranquillamente: l'unica possibilità di salvare il paese è imporre una patrimoniale da 400 miliardi di euro. 400 miliardi di euro. E adesso ci dicono che per la legge di stabilità bisognerà correre in fretta e furia all'ennesima manovrina, perché mancano già 13,3 miliardi di euro. Noi nell'anno passato abbiamo mantenuto a fatica le esportazioni, e voi qua siete su un territorio che esporta, almeno esportava parecchio, ma continua comunque a resistere con enormi sacrifici e con enormi difficoltà, ma abbiamo registrato un crollo del 5,5% nelle importazioni. Questo significa che il nostro sistema sta languendo, sta declinando. Adesso per me è semplicemente l'istinto di sopravvivenza che ci deve portare a ritornare in cabina di regia. Noi dobbiamo spazzare via, e per quanti limiti noi abbiamo, perché noi abbiamo tanti limiti, non siamo affatto perfetti, per quanti limiti noi abbiamo, dobbiamo provarcela a fare, perché è un dovere morale innanzitutto nei confronti delle giovani generazioni. Noi l'abbiamo messo al mondo e noi gli dobbiamo dare quantomeno la possibilità di avere gli stessi diritti che abbiamo avuto noi. Io ho potuto studiare anche perché ai miei tempi le tasse universitarie costavano ben poco, e i miei, che in qualche modo hanno cresciuto quattro figli, poi certamente tre perché ho perso un fratello quando avevo 16 anni, i miei comunque ci hanno potuto mandare all'università a tutti e tre. Adesso la cosa sarebbe straordinariamente impegnativa, anzi probabilmente non si potrebbe più ripetere.
Ora, è giusto questo? Sappiamo tutti qual è la risposta. Ed è una risposta che non è né di destra, né di centro, né di sinistra. È una risposta giusta e basta. E allora, se a questo ci arriviamo tutti ragionando, senza schemi ideologici, sappiamo tutti che cosa ci sia da fare. Perché poi Giovanna, Avvise, nel concreto, sanno se un'area può essere oggetto di urbanizzazione oppure no, sanno se il cemento che è stato riversato sul territorio comunale è già sufficiente. Io vengo da una città, Cosenza è attaccata a Rende ospita l'Università della Calabria, benissimo, a Cosenza e Rende abbiamo una volumetria ad uso abitativo capace di ospitare il doppio degli abitanti che attualmente convergono su Cosenza e Rende. Il doppio. E pur tuttavia si continua a costruire, a cementificare. Poi non ci dobbiamo stupire se c'è il crollo del mercato edilizio, perché queste sono semplicemente speculazioni finanziarie, e soprattutto se ci sono problemi di degrado ambientale e di dissesto idrogeologico. E lasciatemi concludere questo mio breve intervento con una riflessione. Vorrei dirvi tante cose, ma devo essere contenuto nei tempi. Il 5 settembre, se non ricordo male, al Senato discutiamo delle mozioni sul dissesto idrogeologico. È un tema che soprattutto per voi veneti è toccante, ma ormai è toccante per tutti quanti noi italiani. Benissimo, un collega che stimo enormemente perché è molto molto più bravo del sottoscritto, lui è un ingegnere, ma non è semplicemente un ingegnere, è Andrea Scioffi, per chi se lo ricorda è uno dei due autori del famoso emendamento Buccarella-Scioffi. Benissimo, Andrea realizza una mozione sul dissesto idrogeologico talmente ben fatta, addirittura va a richiamare dei regi decreti del 1925 che erano molto più saggi della normativa che nella fase repubblicana è stata poi prodotta. Insomma, questa mozione è talmente ben fatta che il rappresentante del governo in aula, udite udite, esprime parere favorevole, pur invitandoci ad alcune riformulazioni. È un risultato politicamente enorme. Se l'opposizione si vede accogliere una mozione è un risultato politicamente straordinario. Benissimo, si va al voto, il governo ha espresso parere positivo, che cosa succede? Se potete andate a recuperare questo filmato perché esprime proprio il grottesco che regna nel Parlamento. Benissimo, si va al voto, noi votiamo a favore, si tratta della nostra mozione. Scelta Civica, con tutta onestà intellettuale, vota anch'essa a favore della mozione Cioffi, PD e PDL, perché all'epoca c'era ancora il PD e il PDL, vanno in confusione. Non sanno che pesci prendere, allora verde, bianco, rosso, rosso, bianco, verde, non si capisce. Chi in quel momento dirigeva l'aula fregandosene del regolamento concede molti più dei 5 secondi previsti affinché i delegati d'aula del PD e del PDL visivamente si mettano d'accordo, trovano l'accordo, il segno è così, astensione, al Senato astensione vale voto contrario, per cui la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, ma che aveva ottenuto il voto di Scelta Civica, ma soprattutto il parere favorevole del governo, non passa perché l'astensione la penalizza e quindi viene bocciata. Però, ed è questo il motivo per cui io vi ricordo questo evento, se il governo esprime parere favorevole, significa che accetta e fa proprio la mozione proposta dall'opposizione. Di fatto il 5 settembre parte della maggioranza di governo ha sconfessato il proprio esecutivo, quindi è come se il governo venisse messo in minoranza dalla propria maggioranza
sui giornali neanche una riga, sulle televisioni neanche una parola, perché voi italiani a tutto avete diritto se si tratta dei diritti per trasmettere in chiaro la Champions League, se si tratta del dopo festival, se si tratta insomma delle cazzate. Quando invece sono in ballo questioni vere, questioni importanti, è giusto che non si sappia, perché un popolo che non è informato, o meglio un popolo che dorme, è un popolo che accetta di fatto tutto. Un popolo che inizia ad informarsi, un popolo che inizia a capire, un popolo che inizia ad avere il gusto di comprendere la realtà, è un popolo che il potere lo accetta soltanto se è democratico. E noi purtroppo in democrazia non viviamo. Per chi se ne ricorda un pochino di studi classici, Polibio aveva teorizzato sulla base di un'indicazione aristotelica la oclocrazia come governo delle masse e non del popolo. Il popolo che governa è in greco democrazia. Che cosa sono le masse? Sono delle realtà gelatinose, informi, fluttuanti, che si piegano ai condizionamenti di chi ha il vero potere. E attualmente il vero potere è rappresentato appunto dall'ingegner Carlo De Benedetti, da pochi altri, da Silvio Berlusconi, dalla famiglia Agnelli, attraverso gli ultimi rampogli e il cane e quelli via, che si permettono di dire che i nostri ragazzi non vogliono lavorare. Ecco, un inciso, so che il Veneto non ha una grande corrispondenza da morosi sensi con il mondo Fiat, per tanti motivi, anche perché qua non ci sono mai stati stabilimenti Fiat, però Fiat per noi italiani è stato tanto. Benissimo sapere che Fiat addirittura trasferisce la sede fiscale altrove, continua a mantenere le produzioni dopo aver anni fa promesso un piano Italia che prevedeva 20 miliardi di euro di investimenti, e poi chi l'ha visti non si sa. Benissimo, sapere che Fiat preannuncia tutto ciò e dai banchi del governo, ma anche dalla cosiddetta sinistra, nessuno dice una parola per contestare tutto ciò, la dice tutta. Non c'è né destra né sinistra né centro, c'è semplicemente la necessità di far ricominciare a funzionare la ragione, bisogna ragionare, dopodiché tutto poco alla volta verrà sistemato, purché ci sia controllo, purché ci sia trasparenza, purché ci sia pubblicità, si pretenda e pretendetelo per tutti, innanzitutto per noi eletti del movimento, si pretenda per tutte le occasioni che riguardano il bene comune che è di tutti, trasparenza e pubblicità. Se soltanto fosse possibile mandare in televisione, come si suol dire, le sedute della commissione bilancio, quando si discute la legge di stabilità, io sono convinto che milioni di italiani insorgerebbero immediatamente e sgozzerebbero proprio letteralmente tanti parlamentari che fanno le cosiddette marchette, cioè l'emendamento a favore dell'amico. Io sono stato una sola volta per 2 ore consecutive in commissione bilancio e mi sentivo i colleghi delle altre formazioni: sì, ma se io voto il tuo, tu che mi voti? Mi ricordava quando ero ragazzino lo scambio delle figurine. Come voi capite, se questa è la considerazione del bene comune, siamo messi molto molto bene.